ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono GT Creation e benvenuti appunto in questo nuovissimo video. Allora, eccomi qui in questo nuovissimo video perché voglio confrontare gli slime crunchy fatti con le Bingo Beads, le Slushy Beads e le Fishbowl. Allora, mi sono arrivate ieri queste qui che sono le Bingo Beads e sono davvero fighissime, sono delle beads particolarissime, super 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 iridescenti. Le stavo bramando da tantissimo tempo, quindi le ho trovate, quindi yes. Niente, voglio fare questo versus perché mi andava e quindi lo faccio. Allora, questo versus, ok, è caduta una scatolina. Questo versus lo faccio con questa base qui, che è una base clear fatta con l'aggiotto trasparente ed è molto 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 densa, come potete vedere, e quindi perfetta per questi slime qui. Allora, iniziamo con lo slime con le slushy beads, che sono queste beads qui, come potete vedere. E ragazzi, allora, molti slimer italiani utilizzavano fino a tempo fa, o utilizzano ancora, queste slushy beads, che sono queste qui. Però queste slushy beads ho notato che non, cioè le usavo anche io, quindi non è che un colpo, purtroppo non le trovavo quelle giuste. Queste qui che sono trasparentine e non sono molto molto buone. Quindi ragazzi, vi lascio tipo un'immagine, se riesco, qui sopra di delle slushy beads sbagliate che non dovete prendere. Invece vi lascio qui sopra e giù in descrizione il link esatto delle slushy beads, queste qui, che sono un po' più opache e perfette per gli slime. Allora, appunto, inizio prendendo un pezzettino di questa base qui che vi ho fatto vedere prima. Allora, ok, penso che vada bene così. Ok, e la mischio a queste slushy beads. Ok, ok, perfetto. Ok, non esageriamo. Ok, mi sa che va benissimo così. Sì. Non sono né troppe e né poche, sono numero perfetto. Allora, sono un po' cadute qui e come potete vedere, ragazzi, queste slushy beads non cadono per niente. Guardate, anche se io ci gioco tantissimo, guardate, nemmeno una è caduta. Perché appunto queste slushy beads sono di qualità veramente ottima per gli slime e aderiscono perfettamente. Niente raga, io adoro troppo gli slushy slime, quindi raga, niente da fare, bellissimo. Allora, questo slushy slime voglio colorarlo di, non lo so, facciamo giallo, dai. Quindi prendiamo il colorante giallo, eccolo, questo colorante qui. Prendiamo una piccola spatolina, che piccola non è una spatolona, e ci metto questo giallo qua, perfetto. Allora, mischiamo appunto il colorante allo slime e oh mio Dio, bellissimo, bellissimo davvero raga. Io, come sapete, adoro i crunchy slime, questi specialmente con le slushy, veramente bellissimi, 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 aiuto, sclero. E niente, questo slime è venuto veramente benissimo. Poi confrontiamo un altro slime, un altro tipologia di slime crunchy, quello lì con le fishbowl. Ne ho poche, quindi devo utilizzare poca base. Allora, non voglio riempire tutto lo slime perché non mi piace tanto lo slime pieno di slushy, cioè di fishbowl, quindi ne mettiamo anche pochine, penso che così vada bene. Allora,
Io direi di mettere un altro pochino, dai. Finiamo il pacchetto, dai. Ok. Ok. Ce l'ho fatta. Sì. Allora, le fishball slime mi piacciono anche tanto, però i slime con solo slush con solo fishball non mi piacciono tanto. Cioè, mi piacciono, però non tantissimo, ecco. Non mi fanno impazzire, ma mi fanno impazzire, mi fanno impazzire gli slime con un po' di fishball. Quelli li amo veramente, cioè le fishball danno un tocco in più, perfetto. E niente, queste qui sono, appunto, questo qui è lo slime appunto con le fishball. E lo lascio trasparente perché non lo so, mi va così. Allora, poi Bingsu Beads. Allora, per le Bingsu Beads ho intenzione, prendiamo un pezzettino di slime, eccolo qui, e appunto ci aggiungiamo le Bingsu Beads. Farò una parte ASMR perché non lo so, raga, mi piace, e forse la posterò anche su Instagram, quindi rilassatevi. Ok ragazzi, cioè io sono letteralmente senza parole, raga. Queste beads sono qualcosa di assurdo, raga. Ma sono fantastiche. Oh mio Dio. C'è una di un altro colore. Ma proprio fantastiche. Tanto, tanto, tanto. Mi sa che proprio sono diventate le mie beads preferite. Cioè, le amo troppo, troppo. Perfette. Veramente perfette per gli slime. Non rendono lo slime pesante, lo rendono stra bello. Super, super iridescente. Cioè, prossimamente, ragazzi, prossimamente troverete sullo shop uno slime con le Bingsu Beads. Cioè, raga, io non ho parole, voi? Penso si chiamerà tipo qualcosa con angeli, perché mi ricorda davvero tantissimo qualcosa con gli angeli. E lo lascerò così, di questo colore, che è qualcosa di assurdo, bianco. Raga, che c'è da dire? Niente. Assolutamente preferisco queste qui, o almeno è la novità, non lo so raga, ma le amo. Allora ragazzi, ecco qui un po' tutti e tre i risultati. Questo qui è il risultato con le Bingsu Beads. Cioè, che io sto veramente amando. Cioè, sono tipo la perfezione. Perfette davvero per lo slime. Super super leggere, super crunchy, morbide al tatto, bellissime. E poi super super iridescenti, guardate qua, bellissime, bellissime. Poi c'è questo qui,
che è lo slime con le slushy beads. E questo qui che è lo slime con le fishbowl. E niente raga, se devo dirvi la mia graduatoria dal primo al terzo, penso che sia questo il primo, questo il secondo e questo il terzo. Niente raga, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto cliccate un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, da GT Creation è tutto e alla prossima sempre su questo mio canale, bye bye!